La fortuna di avere un portavoce al Parlamento europeo. Chiamo quindi Marco Zullo. Il tema di Marco, io inizio da una piccola gag che ha fatto Crozza una volta. Imitava Razzi e c'è la sua spalla che gli dice: ma se gli dico TTP? E lui fa: urrà! Ecco, per evitare di fare figure alla Razzi, oggi Marco ci racconta che cos'è il TTP, cosa stanno facendo e perché è un grosso problema per, anche per questo paese, l'accordo che si sta chiudendo tra Stati Uniti ed Europa. Grazie Marco. Grazie Stefano. Sarebbe stato più facile dire urrà! Il TTIP, però il livello di comunicazione è questo che ha appena descritto Stefano, di fatto non se ne parla. Il TTIP è un attentato alla democrazia europea, italiana in particolare, è un attentato alla salute dei cittadini, è un attentato alle imprese piccole e medie imprese e alle micro imprese. Però che cos'è il TTIP? Il TTIP è un trattato transatlantico tra gli Stati Uniti d'America e l'Europa. Detto così significa poco. Cosa stiamo cercando di fare in pratica? Si dice che per via dei dazi questi due mercati non riescano in qualche modo a comunicare bene, ci siano dei freni nello scambio di merci. Ma in realtà scopriremo che non è il problema dei dazi. I dazi, quindi la cifra che paghiamo quando spostiamo un bene da un paese all'altro, è di circa mediamente il 4%, quindi non va ad non rendere efficace questo scambio. Il problema sono le cosiddette barriere non tariffarie, ovvero tutte quelle normative che impediscono a un bene di passare il confine, quindi quello che noi abbiamo in Europa non può andare in America per alcuni motivi e il viceversa, soprattutto il viceversa il problema. Allora noi dobbiamo immaginare che il TTIP è un accordo tra queste due nazioni, come se sul piatto di una bilancia stessimo mettendo questi due sistemi. Allora, come funzionano questi due sistemi? Il sistema europeo, per quanto noi ce ne si lamenti, mette al centro della sua attenzione la tutela del consumatore, il suo benessere. Vale il principio di precauzione, ovvero prima di mettere qualcosa sul mercato devo dimostrare che questo prodotto non fa male al consumatore. Il principio su cui funziona il mercato americano è totalmente diverso. Mette al centro della sua attenzione il fine economico, quindi il fine dell'impresa. Io immetto sul mercato un prodotto e poi è il mercato che in qualche modo mi deve dimostrare che io gli sto arcando un danno al consumatore. Quindi sono questi due sistemi che mettiamo a confronto, quello europeo che tutela il consumatore e quello americano che tutela le imprese, il fare business. Allora, se noi dobbiamo trovare un accordo e mettiamo sul piatto di questa bilancia i due sistemi, è ovvio che il sistema più alto, quello europeo, in qualche modo dovrà cedere a quello meno sicuro delle imprese americane. E quindi noi, Europa, dobbiamo cedere in termini di sicurezza e in termini di garanzia di lavoro. Questo è quello che sta accadendo. Cosa significa sicurezza? Ci sono rimasto un po' male quando ho iniziato ad approfondire questo tema e ci è rimasto male anche chi lavora con noi in Parlamento europeo. Intanto vi devo dire che la prima cosa che noi facciamo è partire utilizzando i dati che la Commissione ci fornisce. Evidentemente, grazie ai nostri predecessori, in Parlamento europeo non erano abituati a degli italiani che lavorassero. E quindi quando noi parliamo di dati e portiamo cose concrete, facciamo scalpore, senza considerare che questi dati ce li dà proprio la Commissione europea. Allora, parliamo di sicurezza. Sicurezza alimentare. Io ho scoperto che ad oggi in Europa ogni anno muoiono all'incirca 90 persone per intossicazione alimentare. 90 persone nel 2015 sono tante. In Europa, popolazione 300 milioni di abitanti. Allora siamo andati a vedere quante persone moriranno
negli Stati Uniti d'America per intossicazione alimentare. La popolazione americana è quasi il doppio, anzi scusate, ho fatto un'imprecisione, 500 milioni in Europa, quasi la metà in America, 300 milioni. Quindi a fronte di 90 intossicazioni alimentari in Europa, in America abbiamo 3.000 intossicazioni, morti per intossicazione alimentare. Questo è un indice molto importante perché ci dice che l'attenzione nei confronti dei consumatori in America è molto meno a tutela della salute. E perché, ci chiederemo noi? Allora andiamo a vedere il tipo di prodotti che consumano in America, sempre nel settore agroalimentare. In America l'OGM è considerata una coltura tradizionale, quindi non viene indicato in etichetta. In America si fa uso di carni clonate, quando gli studi scientifici ci dicono che gli animali clonati soffrono di grossissime malattie, tumori e muoiono precocemente per diversi disturbi. In America fanno alto uso di carne agli ormoni perché hanno bisogno che il prodotto cresca velocemente. In America lavano il pollo col cloro perché i tempi dell'industria danno all'operatore 0,3 secondi per definire se quella carne è pura o ha delle contaminazioni di escrementi o di qualche altro tipo. Questo è il tipo di prodotto che vige nell'agroalimentare in America. Allora, se noi come Europa dobbiamo cedere sulla nostra sicurezza, vuol dire che rischiamo di vedere questo tipo di prodotto sul mercato europeo. E questo non va bene. Allora, in Parlamento ci dicono che noi siamo allarmisti, abbiamo votato poche settimane fa l'opinione del Parlamento sul TTIP, ovvero che cosa dice il Parlamento alla Commissione europea affinché tratti questo accordo in modo che sia a tutela dei consumatori. Bene, tutti gli emendamenti proposti dal Movimento 5 Stelle e anche altre forze politiche di minoranza, che sono semplici, chiari, quindi no OGM, no carni clonate, no carne all'ormone, semplicissimo, sono stati bocciati perché ci dicono che li hanno considerati in affermazioni un po' più generiche, quindi un no OGM, no carne agli ormoni è diventato sì alla tutela della salute del consumatore, che di fatto non significa niente. Anche in Europa, come in Italia, hanno l'abitudine di giocare con le parole. E questo è un dramma, perché abbiamo detto che questo accordo mette a rischio la salute dei consumatori, ma non solo, anche le imprese. Noi stiamo confrontando due sistemi che anche dal punto di vista industriale hanno dinamiche completamente diverse. Se rimaniamo sempre nel settore agroalimentare, la grandezza dell'azienda agricola media europea è di 7 ettari. Quella americana è di 700 ettari, cioè un rapporto 1 a 100. E quindi capiamo che l'approccio è totalmente diverso. Noi qui si punta sulla qualità, sulla genuinità dei prodotti, perché sappiamo che questo è l'unico modo ad oggi, in questo mondo globalizzato, per poter resistere a queste dinamiche. In America guardano ai numeri, poco importa di cosa si mangia, basta fare profitto. E questo si riflette anche nel mondo industriale, nel mondo della piccola impresa. Allora, i dati che vi ho citato li ho letti dal report della Commissione europea. Il comparto agroalimentare in tutto il TTIP pesa veramente poco, sono circa 24 miliardi di euro rispetto a 800 e passa, quindi è un settore che la stessa Commissione europea ci dice essere a rischio e perderne perché da questo trattato ne avvantaggeranno quelle aziende che importano in Europa cereali e carne. Forse il viceversa è per i prodotti del formaggio e per il vino, ma forse. Allora il commissario Hogan, commissario all'agricoltura, quando è venuto in commissione, semplicemente gli ho chiesto: ma mi scusi commissario, sarò io nuovo del sistema, ma se i dati che mi stai dando mi dicono che da questo trattato noi ne perdiamo, perché dobbiamo insistere? E molto candidamente il commissario ha risposto: ma sai, per un settore che ne perde, un altro ne guadagna. Ah, bene. Allora, il settore agroalimentare, che in questo trattato ne perde moltissimo, è un settore comunque equo distribuito su tutto il territorio europeo, quindi ne subirà una perdita tutta l'Europa.
Che cosa ne va a guadagnare? Il settore industriale. Ma il settore industriale europeo è concentrato. È concentrato in Germania. Quindi, a fronte della nostra sovranità alimentare, noi stiamo cedendo per gli interessi economici della Germania. La politica europea è filo-tedesca e questo avviene sempre, in qualsiasi settore. Loro continuano a negarlo, ma è così. Sempre le statistiche di istituti di rilievo dicono che dalla firma di questo trattato, che nell'arco di circa 10 anni dovrebbe portare a un incremento del PIL europeo dello 0,5%, quindi siamo al di sotto della soglia dell'errore statistico. Questo trattato, che porta questi grandi vantaggi, mette a repentaglio il 40% dei prodotti che noi troviamo sul mercato europeo. Nella pratica, che cosa significa? Che il 40% dei prodotti che oggi vengono prodotti in Europa possono essere sostituiti da prodotti che hanno origini americane. Nella pratica significa che molte aziende, soprattutto le piccole e medie aziende, vedranno il loro fatturato diminuire di almeno il 40%. E potete immaginare voi oggi, in questo stato di crisi, che cosa significa. Sempre le statistiche ci dicono che la firma di questo trattato causerà nell'immediato la perdita di 1.300.000 posti di lavoro, dall'oggi al domani, appunto per queste dinamiche. Ma come sono distribuiti questi 1.300.000 posti di lavoro? Come prima, non in Germania, ma soprattutto nei territori del sud Europa, Italia in particolare. Allora, per il commissario non è un problema, perché il commissario europeo pensa che l'Europa sia gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America, ovvero una persona lì è prassi, perde il lavoro in uno Stato, fa i bagagli e si trasferisce cambiando totalmente mansioni in un altro Stato. E secondo la Commissione europea questo dovrebbe avvenire anche in Europa, ovvero l'agricoltore italiano dovrebbe fare le valigie e andare a fare l'operaio in Germania. Ma non funziona così. Non è questo il sistema di equilibrio, il sistema di comunità che noi vogliamo recuperare agendo in Europa. L'Europa funzionerà che il disoccupato agricoltore italiano rimarrà italiano e andrà a appesantire ulteriormente lo stato di crisi della nazione. La piccola e media impresa che chiuderà, chiuderà, punto e basta. E quella persona sarà abbandonata allo Stato che, con le tutele che abbiamo visto oggi, fin tanto che non avremo reddito minimo garantito o delle azioni che realmente rimettono in moto l'economia, sarà abbandonato a se stesso.